che stai ascoltando questo video, ci tieni a essere considerato fortunato? Il concetto della fortuna è molto allettante. Fa sentire un po' orgogliosi di sé, fa sentire di essere diversi dagli altri, fa sentire speciali. Speciali. Guido Speranza è stato il mio paziente zero. È stato il primo a mostrarmi la differenza tra un prima e un dopo. Tra l'idea che uno ha di sé e la possibilità di trasformarla. Ed è esattamente il concetto che voglio passare attraverso il canale della fucina dei pensieri, perché tenere caldo il pensiero nella riflessione, nell'introspezione, nel confronto reciproco, permette alle persone di evolvere. E Guido Speranza è stato il primo a dimostrarmi questa possibilità, perché avevo una malattia e venne da me su invito dei medici. Loro, i medici, mi disse la prima volta che ci incontrammo, mi hanno detto di venire da lei. Io però non ho mai pensato di aver bisogno di uno psicologo. Beh, del resto non avevo neanche mai pensato di potermi ammalare. Eppure sono qua da lei. Io, dottoressa, credevo di essere fortunato nella vita, invece ho scoperto di essere sfortunato. La fortuna. La fortuna è un concetto interessante. Spesso sentiamo parlare di lei. E senza rendercene conto, la introduciamo nella nostra vita e ha la possibilità di svalorizzarci. Quando hai iniziato a pensare, Guido Speranza, di essere fortunato o sfortunato? Quando voi avete un'idea dentro di voi che racconta qualcosa di voi stessi e volete scoprirne l'origine, andate indietro nella memoria. Cercate il ricordo più antico che avete dell'inizio di quel pensiero. Non è detto che sia il primo. Ma è senz'altro quello da cui partire. E così Guido Speranza mi raccontò che un giorno, tornando a casa da scuola con un bellissimo voto di matematica, lo disse con esultanza a sua madre. Sua madre, alla sera, a cena, davanti a tutti, disse: "Oggi Guido è stato bravissimo perché ha preso un bel 8 in matematica." E suo fratello immediatamente scoppiò in una risata dicendo: "Ah, sei stato fortunato, Guido!" Lui non diede importanza a quella frase, neanche i suoi genitori, neanche suo fratello che lo fece in modo burlesco. Però domandai a Guido Speranza se uno studente che va bene a scuola può essere fortunato. Lasciando perdere quelli che copiano, che questo è tutto un altro discorso, non è che per caso uno studente possa andare bene a scuola perché studia? A scuola non esiste la domanda facile e la domanda difficile. Esiste la domanda di cui si conosce la risposta e quella di cui non si conosce la risposta. E quindi tutte le domande possono essere facili e difficili. Nessuno quella sera commentò la frase del fratello e lui iniziò a notarla tutte le volte che gli veniva detta, ma ne era orgoglioso. E quindi gli dissero: "Come sei fortunato, Guido, che hai trovato la donna della tua vita e sei con lei da tanto tempo e hai dei figli con lei. Come sei fortunato, Guido, che hai trovato il lavoro che ti piace. Come sei fortunato, Guido, che hai studiato le materie che preferivi." Tu che stai ascoltando questo video, ci tieni a essere considerato fortunato? Perché in realtà il concetto della fortuna è molto allettante. Fa sentire un po' orgogliosi di sé, fa sentire di essere diversi dagli altri, perché sentirsi fortunati fa sentire speciali. Speciali. Allora chiesi a Guido Speranza di fare un esercizio e facciamo un patto. Non doveva più usare la parola fortuna, ma doveva usare la parola capace. Quindi quando parlava con me durante i nostri colloqui, doveva necessariamente correggersi laddove accidentalmente diceva: "Sono stato fortunato perché quel giorno sono arrivato in tempo a quell'appuntamento. E sono stato fortunato perché, dottoressa, mi sono laureato. Sono stato fortunato perché ho avuto la possibilità di fare una bella vita." Sembra un esercizio semplice, ma provate anche voi a fare questo esercizio. Smettetela di usare la parola fortuna e iniziate a usare la parola capace. E iniziate a chiedere alle persone a voi vicine di ripetere le frasi che vi dicono introducendo il concetto di fortuna, mettendo al suo posto il concetto di capace.
ho la capacità di, sono stato capace a. Per dimostrare a Guido Speranza la mia teoria e convincerlo a cambiare terminologia quando parlava di sé, presi in prestito dalla sicurezza sul lavoro un termine che è quello dei near miss. Il near miss è il mancato incidente. Nel caso della sicurezza sul lavoro, i near miss sono quegli eventi che sarebbero potuti diventare tragedie, ma che per una serie di coincidenze che si sono verificate non sono diventati tragedie. Allora, l'operaio che sull'impalcatura accidentalmente lascia il martello, che viene poi accidentalmente colpito con un calcio senza volere da un altro operaio e precipita giù, non colpisce accidentalmente l'operaio che sta sotto. E così questo tutti lo chiamano colpo di fortuna. Eppure, nel campo della sicurezza sul lavoro, vanno a studiare i mancati incidenti proprio per andare a verificare qual è quel comportamento che si è creato all'interno di quella serie di eventi che ne ha impedito la tragedia. Allora, loro non considerano il colpo di fortuna, ma considerano tutta una sequenza di comportamenti che hanno prodotto un risultato che può essere negativo, positivo, intermedio. E questo è il modo di fare prevenzione. Sì, si fa prevenzione in questo modo, introducendo quel comportamento all'interno della sicurezza sul lavoro che può evitare un possibile incidente. Quindi la sicurezza sul lavoro non lascia nulla al caso, perché il caso non esiste. Chiesi a Guido Speranza di ripensare un evento di vita in cui lui si ritenne fortunato. E allora lui ricordò di quella volta che si trovava in montagna con la sua famiglia e di notte era venuta una gran nevicata. La mattina i bambini, tutti felici, lui, i suoi fratelli, i loro amici, andarono in un campo vicino a casa con il loro bob e iniziarono a fare avanti e indietro con questo bob in questa discesa molto ripida. Fino a quando lui non salì in bob con sua sorella e per un colpo di fortuna, dottoressa, avendo perso il controllo del bob, noi passammo senza farci niente sotto al filo spinato. Io lo ascoltavo e poi chiesi: Guido, adesso mi racconti di nuovo la storia, ma risponda a queste domande. Perché lei salì sul bob con sua sorella? Ah, dottoressa, perché mia sorella era molto brava, era la più brava di tutte. Sapeva portare il bob a una velocità pazzesca e io mi sentivo sicuro con lei nonostante la velocità. Però sua sorella sbagliò strada quel giorno. Certo, certo, però, sa, mia sorella aveva poi anche i nervi saldi. Ma davvero, Guida? E quindi cosa accadde? Pensi, dottoressa, noi due passammo sotto al filo spinato perché lei all'improvviso mi prese, mi abbracciò, mi tirò a sé e così passammo sotto al filo che ancora oggi vedo sopra di me sfiorarmi poco, poco vicino al volto. Ebbene, noi passammo lì sotto senza farci nulla. Quindi Guido, scusi, non ho capito bene. Lei mi sta dicendo che era salito sul bob insieme a sua sorella perché si fidava di sua sorella. Sua sorella teneva sempre i nervi saldi. Sua sorella l'abbracciò, la portò a sé, fece un'azione quindi di protezione nei suoi confronti, ma lei, Guido, si lasciò andare a sua sorella. Non fece posizione, non si fece prendere dal panico, si lasciò trasportare da questo abbraccio che salvò entrambi, da qualcosa di veramente brutto. Allora Guido mi guardò e disse: in effetti, dottoressa, non l'avevo mai vista così questa faccenda. Bravo Guido, inizia a pensare che quel giorno lei e sua sorella vi salvaste perché sua sorella fu capace di mettere in atto una serie di comportamenti e lei, Guido, fu capace di fidarsi di sua sorella. Non esiste la fortuna, esiste la capacità che hanno le persone di fronteggiare gli eventi di vita che molte volte possono uscire dal loro controllo. Certo, Guido Speranza poteva non essere sul bob quel giorno in quel modo pericoloso, eppure noi ci troviamo molte volte in situazioni di pericolo.
Quante volte vi siete messi nella condizione di rischiare la vostra vita e non ve ne siete accorti e avete squalificato, svalorizzato le vostre scelte come un semplice colpo di fortuna? Forse quella volta che siete stati voi a prendere in mano la situazione, avete guidato e avete detto agli amici che non erano in grado di farlo perché loro avevano bevuto e voi no. Oppure quella volta che avete avuto i riflessi pronti. Oppure quella volta che non vi siete addormentati alla guida dell'auto, ma vi siete fermati a riposare in autogrill. O quante altre volte lo sapete voi, lo sai te che stai ascoltando della tua vita, quante volte hai detto sono stato fortunato e invece sei stato capace. Perché? Quando sei stato interrogato e il professore ha fatto tutte le domande che tu sapevi, avevi studiato? Oppure quella volta che il professore ti ha fatto delle domande che tu non sapevi, ma che sei andato a ripescare nella tua memoria quelle informazioni che ti hanno permesso di fare del tuo meglio tanto da arrivare alla sufficienza. Cosa accadrebbe se noi nella vita avessimo genitori, insegnanti, amici, chiunque di fianco a noi che ci iniziasse a correggere, a dire guarda che tu non sei fortunato, tu sei capace? Cosa accadrebbe se quando un nostro amico ci racconta qualcosa di lui, noi non lo andassimo a svalorizzare dicendo ah come sei stato fortunato, ma iniziassimo a dire sei stato capace, bravo, sei stato capace. Guido Speranza ha imparato a parlare bene di sé e ancora oggi lo fa. Non dice più sono stato fortunato, ma dice sempre sono stato capace, sono capace, ed esorta chi è vicino a lui a farlo. Smettiamo di dire frasi che svalorizzano noi e gli altri. Ci sono eventi di vita che noi possiamo controllare, altri eventi che escono dal nostro controllo, ma sono quelli gli eventi che noi possiamo governare, iniziando a parlare bene di noi stessi. Però immagino che tu, alla fine di questo mio racconto, possa essere curioso di vedere Guido Speranza, allora io te lo voglio presentare. Guardati allo specchio. Guido Speranza sei tu, perché in ognuno di noi c'è un Guido Speranza che può venire fuori e aiutarci a vivere meglio nella nostra vita, perché tu sei il tuo paziente zero, la tua vita inizia da te, perché non c'è nulla prima di te, ma tutto cambia dopo di te, da quando tu inizierai a parlare bene di te e degli altri. Buona vita!